pensare che la ripresa di cui tutti parlano, ma che non esiste nei termini in cui l'abbiamo ipotizzata fino adesso, cioè nei termini di crescita, parte ancora una volta sui fossili, sul gas e il petrolio, è azione criminale. Ma questo sembra il punto a cui ci stiamo oggi di nuovo avviando. Allora la battaglia sul TTIP è di estrarre, di non fare nessun accordo sui temi energetici, proprio per impedire che le norme ambientali, le norme addirittura militari possano infrangere i rapporti che invece le popolazioni in prima persona tengono. Cioè, oggi noi dobbiamo pensare che impedire che un trattato come quello del TTIP rilanci le fonti fossili vuol dire preoccuparsi del modo in cui noi affronteremo il clima, affronteremo la vivibilità nelle nostre città e la giustizia sociale e l'avvenire anche dei poveri nel mondo.